Volete sapere di quella volta che ho fatto un film con Vittorio Sgarbi, cenato con Terry Gilliam, ma soprattutto cantato Maracaibo con Carlo Vanzina? E allora mettetevi comodi per una nuova puntata di Storyboard! Conoscete una casa di produzione neonata con un reparto di distribuzione? Io sì, si chiama LAMP e non è solo una casa di produzione, ma un vero e proprio studio cinematografico. LAMP si sta impegnando anche nella distribuzione di cortometraggi, molto difficili da portare sul mercato, in quanto le piattaforme contengono grandi distribuzioni fatte principalmente di lungometraggi. Stiamo creando una rete di scambi culturali e di prodotti, una cosiddetta piazza, per dare la possibilità anche ai giovani autori in cui crediamo di esportare le loro opere in giro per il mondo. L'entrata di LAMP nella distribuzione, come avrete già sentito, parte con due progetti, un documentario e un cortometraggio, dove grazie soprattutto agli autori e al team in generale, riusciamo a creare il primo nucleo di contatti. Proprio alcuni di questi contatti appartengono a festival importanti, italiani ed europei, che ci danno la possibilità di portare dei nuovi cortometraggi con facilità. A fine anno mi contatta Maria Elisabetta Marelli. La regista nel 2009 decide di seguire e documentare le giornate di quello che può sembrare un personaggio, ma non lo è. Lo fa per 5 settimane nell'arco di 3 mesi, arrivando alla fine con 170 ore di materiale da montare. E sì, l'avrei montato io. Questo materiale è stato visionato, studiato, classificato e inserito in un file articolato che ha creato una sorta di Bibbia in cui trovare gli argomenti video e audio da seguire per il montaggio. A questo punto, la scelta di montaggio serrato. La regista voleva rappresentare così la frenetica quotidianità di Vittorio Sgarbi. Occorre rigore, serietà e andare a indagare dove ci sono distruzione del paesaggio, distruzione attraverso le paleoliche di qualunque bellezza. Ne esce così un film di 72 minuti e Vittorio l'ha definito appena un trailer. Il film fa il suo percorso festival e rassegne fino all'uscita cinematografica nazionale con ottimi riscontri di pubblico ma soprattutto di critica. Quindi ricapitolando, viene girato tra il 2009 e il 2010, montato a più riprese fino all'uscita cinematografica nel 2015 e ora, dicembre 2022, torna ad un festival. Va da sé che per la sua stessa natura il film aveva bisogno almeno di un restauro. Perciò in circa 3 settimane riapriamo la post-produzione. Come? Iniziamo virtualizzando un sistema operativo su un vecchio Mac in modo tale da poter installare una vecchia copia di un programma di montaggio sul quale abbiamo montato il film. Questo programma non esiste più, si chiama Final Cut 7. Una volta aperto il progetto, lo abbiamo riversato interamente su un software di video editing all'avanguardia e con un processo di upscaling portarlo alla qualità maggiore. Un processo molto lungo e complesso, ma siamo riusciti a prendere il materiale di sorgente con questa qualità qui per ottenere questa qualità. Da qui il DCP per la proiezione e la serata in sala nella cornice dell'Isola di Capri con Vittorio Sgarbi a godersi la nuova versione e una sala piena di spettatori entusiasta. Ospiti presenti in sala: Terry Gilliam, Jerry Calà, Enrico Vanzina, Tony Renis e la cantante Noah, nonché presidentessa del festival, Luca Barbareschi. Luca Barbareschi, Luca Barbareschi, Luca Barbareschi. Violante Michele Placido e, nota non indifferente, alla regista è stata consegnata una statuetta alla cerimonia di premiazione. Io dormivo 2 ore notte da circa 11 giorni. Ehi Siri, quanti giorni sono 11? La Madonna, cosa è successo? Sei matta. Ma perché? Vado in eco ansia se mi parli così, Ana. Quindi cado in un sonno profondo per svegliarmi al momento della proiezione. Ed è proprio lì, nella piazza, correndo verso il cinema, che vedo qualcuno con una strana giacca di pelle. Mi incuriosisce talmente tanto che mi avvicino e scopro che quella giacca era una giacca degli Academy Awards di qualche anno prima. Avete capito bene, una giacca degli Oscar. Inizio a tormentare questa persona per farmi dire che quella era proprio la giacca degli Oscar. Ma con scarsi risultati, e infatti la persona se ne va, mi lascia da solo all'ingresso del cinema e poco dopo scopro che avevo fatto la conoscenza di Pascal Vicedomini, il fondatore del Capri Hollywood Film Festival. Rientrando a Milano, sul traghetto di ritorno, conosciamo il regista Matteo Gagliardi, che ci presenta il progetto Mirabile Visione, un documentario da lui prodotto e diretto che ci racconta l'inferno della Divina Commedia tramite due grandi e famosissimi attori teatrali, Benedetta Buccellato e Luigi Di Berti, creando così un montaggio alternato con immagini contemporanee per rendere più fluida e attuale la fruizione del film. Abbiamo così la distribuzione di Mirabile Visione, in una nuova via che vuole dialogare con i giovani, la distribuzione scolastica.
apriamo il nostro ufficio di distribuzione, iniziando con un cortometraggio documentario di una cara amica e fotografa ambientale, Ande Carabuccia. Il primo documentario che distribuiamo si chiama One Ocean, è stato presentato in anteprima al Festival di Venezia e noi riusciamo a portarlo in giro per il mondo. Siamo stati selezionati a San Diego, Honolulu, Cape Town e vinciamo anche un premio al Festival di Bruxelles. What we have, what we're about to lose, and what we have already lost. In appena un anno di distribuzione abbiamo già fatto tantissimo, distribuito documentari lunghi e corti a festival, piazzati sulle piattaforme, portato prodotti nelle scuole e creando così una linea di comunicazione pedagogica. È davvero emozionante avere la possibilità di divulgare le nostre storie e di altri cineasti indipendenti in tutto il mondo, creando così una piccola cultura italiana, ma dal respiro internazionale. Top! Sarebbe stato bello negli ultimi 30 anni, non 3. Avere tutto registrato di quello che ho fatto sarebbe più importante dell'Ulisse di Joyce.